stata quella di indicare con la mano il crocifisso di fronte a lui e dirmi con il suo velato sorriso: sì, arrivederci da lui. E lui, il crocifisso, lo ha chiamato proprio agli sgoccioli della festa dell'esaltazione della croce, alla quale questa chiesa è dedicata. Coincidenze che sono come una carezza di Dio su Don Sergio e su di noi. Una bella figura umana e sacerdotale, un padre per moltissimi dei presenti, un fratello premuroso, arguto, pieno di vita, un uomo felice e realizzato, un credente solido e affidato totalmente al Signore. Io sono pronto, diceva, specialmente in questi giorni, consapevole della vicinanza del grande viaggio e appagato dall'immenso affetto dei suoi parrocchiani e di tanti parenti, amici che lo cullavano anche da lontano. Quando sono uscito dalla sua stanza di ospedale ho pensato: vorrei che il Signore mi concedesse di morire così. Ma se il supremo traguardo Don Sergio lo ha raggiunto in questo modo, quasi adagiato sulla croce di Gesù come un bambino nel grembo della madre, è perché la sua vita è stata una ricerca continua del Signore. Altri ne ricorderanno le tappe principali della vita alla fine della messa, e molti ne parlano in questi giorni come del prete della Ferrari o di Don Ruspa, aspetti del resto molto importanti della sua esistenza. Io vorrei solo mettere in evidenza un dono interiore che mi pare di avere colto in Don Sergio: la fiducia completa nel Signore. L'ho conosciuto poco più di 3 anni fa, quando alcuni giorni dopo la mia nomina lo incontrai a Sant'Anna per festeggiare il giubileo sacerdotale di Don Enzo. In quell'occasione, oltre naturalmente a regalarmi 2 portachiavi della Ferrari, si presentò così: io sono un prete vecchio, peccatore e contento. Il suo sorriso bonario, le sue frasi disarmanti, i suoi frequenti scivolamenti nel dialetto me lo fecero apparire piacevolmente come una via di mezzo tra un nonno e un bambino. Da allora l'ho incontrato diverse volte, rinnovando questa prima impressione. E i nostri dialoghi iniziavano quasi sempre, come la messa, da una sua specie di atto penitenziale: mi perdoni, sono un peccatore. Del resto lo diceva a tutti. Lo stesso Enzo Ferrari, in un biglietto in cui lo ringraziava per gli auguri di compleanno, gli si rivolse con: caro peccatore. La vita gli aveva riservato 2 esperienze anticipatrici della morte. La prima quando era ancora seminarista adolescente a Nonantola e si ammalò di tubercolosi, facendo temere il peggio. Gli avevano dato poche settimane di vita. La seconda 30 anni fa, quando si offrì come mediatore ostaggio in Sardegna nel rapimento dell'imprenditore Giulio De Angelis, papà del pilota Elio, morto 2 anni prima in un incidente. Don Sergio mi raccontò, su mia richiesta, questa forte esperienza, ribadendo che anche in quell'occasione, anche quando aveva il mitra puntato dai rapitori, aveva avuto dal Signore la forza di dichiarare la sua prontezza a lasciare questa vita terrena. L'esperienza di cappellano del lavoro, alla quale venne iniziato da Don Galasso, fu il suo primo passo per entrare poi nel mondo delle corse automobilistiche, ma soprattutto la sua lunga esperienza di parroco. Lo portarono a contatto con i momenti più gioiosi e con quelli più dolorosi dell'esistenza umana. Più che sui discorsi, allora, puntava sulla presenza. Un sorriso,
una preghiera, un abbraccio, una carezza, esprimevano tutto. La gente sapeva che lui c'era e gli era grata per questo. E come si è visto in questi due giorni, gli è ancora immensamente grata per questo. Negli ultimi giorni, quando si è sparsa la notizia delle sue gravi condizioni di salute, si sono intensificate le visite, pur giustamente regolamentate, anche da parte di persone che non lo vedevano da tempo, ma volevano esprimergli riconoscenza per la sua presenza discreta in qualche circostanza forte della loro vita. E Don Sergio c'era, non per un senso del dovere e nemmeno per una semplice umana compassione. C'era perché voleva portare quel raggio di umanità e di fede che solo Cristo sa dare, rendendo più belli i momenti di gioia e più accettabili le esperienze di dolore. Era proprio la logica della croce, quel crocifisso da lui così amato, che Don Sergio abbracciava e testimoniava. La croce come luogo di sofferenza e speranza insieme, di fatica e condivisione. Caro Don Sergio, hai avuto ragione. Arrivederci a presto da lui. Adesso sei davvero in quella casa del sole e della gioia di cui hai voluto un piccolo anticipo qui in terra. Grazie per la tua umanità. Grazie anche per i difetti che non nascondevi e anzi confessavi persino troppo pubblicamente. Ma grazie soprattutto per la tua passione pastorale, la tua testimonianza evangelica e il tuo affetto di padre, di nonno e di fanciullo.